Un caro saluto. Questo video, dato che mi capita di leggere nei commenti delle richieste in merito, è per chi è a digiuno delle nozioni base sull'argomento prospettiva. Invito chiunque approda su questo canale a studiare la tematica che si impara anche a scuola, ma che quasi nessuno mette in pratica, tantomeno gli insegnanti indottrinati, i quali insegnano il loro credo, come ad esempio che le navi spariscono dietro l'orizzonte, anziché analizzare che sono i limiti dei nostri occhi. Sul fornitissimo indice alfabetico si trova tantissimo materiale, ma lo trovate anche attraverso le playlist direttamente su YouTube. Vi faccio vedere come arrivarci. Si clicca su Playlist dopo essere entrati nel canale, quindi si clicca sulla voce Playlist e si sceglie quella che più interessa, in questo caso Prospettiva perché non vedo fino in America. Si arriva anche attraverso la pagina Indice alfabetico sotto la voce Prospettiva perché non vedo fino in America, come leggete in sovraimpressione. Ogni volta che in questo video vedrete la voce in basso in sovraimpressione di colore rosso, è il titolo che dovete cercare attraverso la pagina Indice alfabetico che vi permette di aprire lo stesso video che state vedendo e vederlo per intero. Ho inserito solo 5 video, ma ad esempio sulla playlist avete diverse decine da analizzare, dato che ci sono tantissime cose importanti da apprendere. Buone cose a tutti e tutte. Dino. Questa vista laterale di questa illustrazione è totalmente sbagliata. È necessario convergere il soffitto col pavimento all'altezza del livello degli occhi, non come queste linee orizzontali. Apparirebbero come queste, non potreste avere la vista del sole e degli altri oggetti sul suolo come questi. Quello che succede attualmente è che tutto converge all'orizzonte. Questa è una illustrazione molto più accurata ed effettiva dell'illustrazione di lato, e quando il cane Cash guarda il sole, questo è l'angolo in cui lui vede il sole, e quando guarda gli oggetti che si allontanano sulla base, questo è l'angolo dove guarda per vedere questi oggetti. Quindi, molti smentatori della Terra piatta ce lo illustrano in modo completamente errato. Ora sappiamo che tutte le linee orizzontali convergono all'orizzonte, compresa la base. Allungo la base in questa illustrazione, cosicché faccio il punto affinché, se tutte queste linee convergono oltre l'orizzonte, si simula che divergono. Giusto? In teoria. Quindi allungo la base. Ora, una nave che naviga e si allontana da Cash, quando è vicina si vedrà rimpicciolire, quando sarà lontana apparirà un pochino più alta. Ancora un pochino in più e poi ancora più su. Quando la nave ha l'identica distanza dall'osservatore, alla distanza di dove si trova l'orizzonte, Cash vedrà 0 gradi e sarà completamente parallela alla base e diritta davanti a lui. Ora, cosa succede se la nave va ancora più lontana dall'osservatore e dalla distanza dell'orizzonte? E cosa succede se la nave va qui? In questo momento Cash dovrebbe vedere in alto per vedere qualche cosa che si trova sotto di lui. Non è possibile, non funziona. Puoi vedere solo la parte della base in su, fino all'orizzonte. Non si riesce a vedere la base oltre l'orizzonte, ok? L'orizzonte è la linea che appare dove il cielo e la terra si congiungono, convergono. È il punto di congiunzione fra le cose sopra e sotto, verso il punto di fuga, il punto dove recedono le linee parallele viste in prospettiva, dove appare convergano, in quel punto dove le cose rimpiccioliscono allontanandosi per poi sparire del tutto. Questo è dato dal nostro limite della vista. È come sono fatti i nostri occhi. Se fossimo in grado di vedere all'infinito non avremmo bisogno della linea dell'orizzonte. Ma nuovamente, senza la linea dell'orizzonte non saremmo in grado di distinguere gli oggetti che si trovano sopra di noi, o sotto di noi, o più alti di noi, o più piccoli di noi, o più lontani. Se guardiamo i pali telefonici lontani, saranno sempre più alti di voi. Da dove vi trovate, saranno sempre sopra la linea dell'orizzonte, la linea del livello dei vostri occhi. Con l'incredibile funzione della vista, se fossi alto 6 piedi, ritto su un piano piatto, osservando verso l'orizzonte, ogni altro individuo, altro 6 piedi, si troverà sempre al mio livello, sempre in fronte a me, al mio stesso livello degli occhi, lontano 10 piedi, sempre al livello dei miei occhi, 50 piedi, 1 miglio, 2 miglia lontano, si troverà sempre all'altezza dei miei occhi, il livello dell'orizzonte.
Nel disegno di una prospettiva che abbiamo fatto si vede una linea retta che attraversa il foglio. Non importa quanto lui è vicino, lontano, se alto come me, si troverà sempre all'altezza dei miei bulbi oculari, su quella linea. Ho il piacere di provare ad illustrarvi come funziona l'orizzonte ed il tramonto del sole. Vedete un uomo in piedi sul limite di una scogliera che guarda diritto nel nulla, nella sua linea di veduta orizzontale. Una linea che crea il suo orizzonte. Qui abbiamo il percorso attuale del Sole sopra la Terra piatta, che va oltre in distanza e continua a mantenere la sua altezza costante sopra il piano piatto. Torniamo indietro, sulla cima della nostra montagna, dove abbiamo la prospettiva dell'osservatore rappresentata nella griglia bassa qui sulla parte destra. Le frecce viola rappresentano le linee di convergenza sull'orizzonte dell'osservatore. Qui abbiamo il sole e come apparirà nel suo percorso mentre attraversa il cielo, mantenendo la distanza costante sopra la terra. Possiamo vedere adesso che il sole apparentemente è sceso sotto l'orizzonte dell'osservatore, dentro la metà bassa del suo campo visivo. E questo l'abbiamo già visto prima con la superficie. Non importa quale sia la forma o la grandezza, la metà in basso si innalza sempre sul nostro campo visivo. Pertanto, quello che questo signore può vedere qui è lo spazio davanti a lui. Non avremo mai una situazione così, perché abbiamo sempre qualcosa come l'acqua di fronte a noi. E questo è come funziona l'orizzonte, è sempre negli occhi di chi osserva. La metà in basso si alza e l'altra metà in alto è il suo campo visivo, che non ha nulla a che fare con la forma della Terra. Useremo dei numeri base per mostrarvi che nelle condizioni perfette le costruzioni devono apparire tagliate nella parte inferiore. Questo è semplicemente come funziona la nostra vista. Quindi, se usiamo un angolo di 0,02 gradi come limite della nostra risoluzione angolare, il limite della nostra vista o l'acuità visiva dell'occhio umano, non possiamo solo calcolare la distanza dell'orizzonte sotto il livello degli occhi, che spesso è riferito come distanza dell'orizzonte, o semplicemente quanta acqua possiamo vedere trovandoci sulla spiaggia. Dobbiamo calcolare anche quanto di un oggetto in lontananza sembrerà tagliato fuori. Uso una macchina fotografica ad un'altezza di 1,5 metri e con l'angolo di declinazione di 0,02 gradi per ottenere che possiamo vedere fino a 4 km e 350 metri d'acqua in questo scatto. Questo si ottiene costruendo un triangolo con un'altezza di 1,5 metri ed un angolo di 0,02 gradi per trovare la distanza di 4 km e 350 metri. Questo è anche quello che i narratori del culto usano con l'opportunità per la loro distanza del bordo della magica palla rotante. Hanno semplicemente scelto la dimensione della palla rotante in modo che combaci perfettamente col limite della nostra vista. È molto ingannevole e si capisce come mai non molte persone vadano a vederci dentro. Ora, quello che succede è che tutto quello che è più piccolo di questo angolo di 0,02 gradi
è oltre l'abilità dei nostri occhi per mostrarcelo. È fisicamente impossibile vedere più oltre. Non possiamo vedere l'Europa attraverso l'oceano, perché è fisicamente impossibile. Per il nostro piccolo bulbo oculare, vedere così lontano si tratta di un limite fisso. O se non vi piace avere un limite della vista, potete credere ai narratori, o Babbo Natale, ed altre storie della palla rotante. Comunque, quello che non viene convenientemente mai discusso è che la stessa meccanica si applica sopra il livello degli occhi, sopra il punto di inflessione. Tutto ciò che è più piccolo di un angolo di 0,02 gradi sopra il livello degli occhi, sopra il punto di inflessione della luce che entra nei vostri occhi, anche quello è impossibile vederlo. Non viene trattato spesso e nemmeno compreso, ma si trova là, fuori. Tutto quanto entra nei vostri occhi con un'angolazione più piccola di 0,02 gradi non verrà raffigurata. Così, se noi prendiamo l'angolo di inclinazione di 0,02 gradi e la distanza dell'hotel di 28,32 km, possiamo risolvere l'altezza di questa porzione nascosta o questa porzione che sembra sia tagliata via. Costruiamo un triangolo con la distanza di 28,32 come base, 0,02 gradi dell'angolo A, e finiamo con un'altezza di 9,7 metri. Aggiungiamo 1,5 metri per la macchina fotografica e nemmeno Superman è in grado di vedere gli oltre 11 metri della base di questa costruzione. Questo è il caso migliore. In realtà abbiamo perso 15 metri.